Amici sportivi, appassionati di pallacanestro, amanti della BCC Blu Basket Treviglio, ben ritrovati con la prima puntata dell'anno del nostro magazine Ora Basket. Abbiamo come ospite Massimo Gritti, direttore sportivo della Blu Basket Treviglio. Ieri sera è arrivata la sconfitta con Torino, una grande Torino. Un primo commento di com'è andata? Purtroppo è andata male. Torino ha vinto meritatamente una partita da loro giocata in maniera perfetta. È difficile pensare che Torino avesse perso in casa con Capodorlando, la Torino che abbiamo visto ieri sera. È chiaro che quando Torino scende in campo con questa concentrazione e determinazione è veramente complicata. Quindi solamente una nostra prova superlativa ci avrebbe permesso di potercela giocare fino alla fine. Purtroppo ieri sicuramente abbiamo fatto una partita normale. E allora riavvolgiamo il nastro e vediamo cosa è successo ieri al Palafacchetti di Treviglio. La BCC apre il 2020 come aveva chiuso il 2019, ovvero con una sconfitta, ma questa volta maturata davanti al pubblico amico al cospetto di una Torino determinata e quasi perfetta per tutti i 40 minuti. I piemontesi di coach Cavina partono subito 0-4, ma un gioco da 4 del debuttante Collis impatta la gara al quarto minuto. Sarà anche l'unico pareggio di tutto l'incontro, perché Diop fa subito la voce grossa con 7 punti nella prima frazione e quando si mette in ritmo anche Marx, i gialloblu toccano anche il più 9. Nel secondo quarto Carotti prova a dare la scossa dall'arco, ma tra i gialloblu anche Campani e Toscano colpiscono e quando Traini riesce ad infilarsi nelle maglie della difesa trevigliese, il vantaggio tocca le 12 lunghezze, affievolito da una tripla di Packer prima del 33-41 dell'intervallo. Ma è il dato dei rimbalzi clamorosamente a favore di Torino a non trasmettere buoni presagi per Vertemati. L'occasione per cambiare l'inerzia del match per la BCC arriva con un contropiede fallito 2 volte, prima da Dalmeida e poi da Carotti. È il segnale che si tratta di una domenica stregata. In tutto il terzo periodo i piemontesi concedono 12 punti complessivi, realizzati solo da Carotti e Palumbo. E quando Diop timbra la sua gara stellare dall'arco segnando il più 22 sul 38-60, di fatto la gara è chiusa. Con impegno la formazione di Vertemati evita di sbragare grazie alla realizzazione di Packer, ma Pinkins e Marx tengono a debita distanza Treviglio che alla sirena ci arriva con un comunque onorevole 68-80. Parlavo adesso con i ragazzi, lo staff nello spogliatoio. Penso di aver giocato qua la prima volta nel 2003 e dal 2003 non penso di aver mai vinto a Treviglio, sempre partite durissime e quindi conosco bene il valore di questa vittoria in questi termini. La seconda cosa, conosco bene Adriano così come qualche altro allenatore di questa categoria, conosco il lavoro che fa, conosco come prepara la squadra. Avevo fatto questo discorso già con un altro amico allenatore. Vincere contro allenatori che stimo tanto mi dà ancora più gusto e lo dico per grande rispetto nel lavoro che fanno questi ragazzi. Complimenti a Treviglio, ormai è una realtà solida, merito anche ovviamente del lavoro di Adriano, e quindi per me questa vittoria ha ancora più valore. Eravamo partiti con l'idea difensiva che è sempre la nostra e che aveva anche pagato all'andata con loro giocando per riempire un po' l'area. Oggi non eravamo in grado di mettere la fisicità necessaria per giocare contro Torino così sul pezzo, così motivata, così pronta fisicamente e anche, ripeto, mentalmente. Abbiamo poi rinunciato chiaramente a Borra, che non era in perfette condizioni per fare altro, e
diciamo che poi a un certo punto anche col cambio sistematico qualcosa di meglio dietro è stato fatto, davanti non abbiamo fatto quasi mai canestro, hanno meritatamente vinto. Si potrebbe parlare di mille aspetti relativi a questa partita proprio dal punto di vista tattico, però credo che quando sei così nettamente battuto bisogna solo fare complimenti agli avversari, che hanno dimostrato oggi di essere meglio di noi. La squadra ha combattuto fino alla fine, non bisogna assolutamente negare questo, la squadra ha stracombattuto fino alla fine in maniera magari anche scomposta in certi momenti, soprattutto dal punto di vista offensivo, però ripeto, nel momento in cui la partita ti scappa via come ci è scappata nel terzo quarto, e loro hanno sempre le idee chiare e non sbaglia mai, è complicato che tu poi riesca, ripeto, in una situazione anche di difficoltà fisica a rimettere in carreggiata la partita. Indubbiamente abbiamo un giocatore da inserire un po' meglio, perché sicuramente è innegabile che vada inserito un po' meglio nelle dinamiche di squadra, ma è assolutamente interessato a questo, quindi da questo punto di vista non ho dubbi che accadrà. È una situazione fisica da ristabilire, che chiaramente nel momento in cui hai comunque già di partenza la rotazione un po' corta ti può pesare un po' di più. Poi è anche vero che se Borra non è in condizione non abbiamo una vera alternativa da quel punto di vista, mentre se un esterno magari non è in condizione sicuramente ci pesa molto 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 di meno. Quindi ci sono anche punti, come diceva prima Cavina, giocatori poco sostituibili anche in squadre forti come quella di Torino e attrezzate come quella di Torino, e come la nostra in quella specifica posizione del campo possiamo avere problemi. Allora, Massimo Gritti, ieri sera è arrivata la prima presenza di Collins, tra l'altro ha infiammato il palafacchetti con quell'azione da 4 punti che poi purtroppo dal punto di vista realizzativo è rimasta anche l'unica. Ancora una volta, per motivi diversi, in precedenza infortuni, questa volta un aspetto tecnico o comunque di rendimento, la società ha dovuto intervenire nel mercato di riparazione cambiando lo straniero. Effettivamente era da un po' di tempo che ci stavamo guardando in giro, perché comunque al di là della serietà e professionalità totale di Ivanov, di Pavlin, ci mancava qualcosa. È chiaro che dopo la partita di ieri sera, Collin, che è partito con un canestro da 4, però purtroppo poi dal punto di vista statistico non ci ha dato sicuramente una mano, e neanche la squadra ha dato una mano a lui. Detto questo, ci sembrava un'occasione di prendere un giocatore che fosse capace di fare tante cose, di giocare con la squadra, di difendere, di passare la palla, di fare anche canestro, e quindi abbiamo colto questa opportunità. Spiace molto, perché comunque devo dire che Pavlin è stato perfetto in questi mesi che è stato con noi a Treviglio, anche la classifica comunque era una classifica, però pensando al giro di ritorno abbiamo voluto fare questo cambiamento. Sapevamo bene che non era detto che questo cambiamento poi avrebbe subito portato dei fattori positivi. La partita di stasera era una partita molto complicata, con o senza Ivanov, e la concentrazione, la determinazione, la qualità della partita di Torino, probabilmente stasera non sarebbe bastato neanche un Collin in un'altra maniera. E mi permetto quasi di definire questo cambio nel roster quasi conservativo, perché dietro, perché non dimentichiamo che Treviglio è arrivata anche al secondo posto, era quarta, adesso sarà quinta, dietro ci sono formazioni, partite con ambizioni più ampie, che faranno dei cambiamenti proprio per recuperare il tempo perduto. Chiaro che il campionato adesso nei prossimi 2 mesi ci saranno parecchie situazioni di variazione. Chiaro che noi stasera abbiamo fatto una partita in condizioni neanche ideali, perché per ribattere Torino ci sarebbe voluto una condizione atletica, fisica, mentale perfetta. Avevamo dei giocatori che venivano da situazioni comunque di difficoltà durante la settimana, e quindi la partita è così. Però diciamo che l'anno scorso abbiamo inserito un giocatore a novembre come Nikolic, che in tanti ci dicevano storcevano un po' il naso. Diciamo che noi avevamo bisogno di un giocatore, poi c'era il tempo a dirlo, che non spostasse totalmente gli equilibri, cioè che aiutasse la squadra sia in attacco che in difesa, perché comunque gli equilibri, visto anche la classifica, li avevamo già. Siamo comunque a metà esatta del campionato, perché 16 partite su 32, l'obiettivo primario rimane quello della permanenza di categoria, e al momento, ripeto, al momento non ci sono pericoli, però l'obiettivo adesso della società qual è?
Allora, devo dire che la classifica è cortissima, quindi tu nel giro di un paio di settimane puoi passare dalle prime quattro alla nona, quindi l'obiettivo è provare ad arrivare ancora a fare i playoff. Sicuramente a questo punto ci vogliamo provare, anche perché la classifica ce lo permette. Sarà complicato, abbiamo una parte del girone, la prima parte del girone di ritorno comunque difficile, infatti adesso avremo tre partite molto molto toste, da Agrigento, Scafati a Casale Monferrato, però sono convinto che l'innesto dell'americano, quindi di Collin, ci potrà nel tempo dare una mano, e anche il ritrovare la forma di certi giocatori che ultimamente, soprattutto per problemi fisici, non hanno potuto dare 100%. Credo che già dalla partita di Agrigento potremmo avere delle risposte positive. Faccio ammenda, non abbiamo parlato di Doneda, che era già in panchina a Rieti, ha fatto qualche minuto stasera, ovviamente non sarà un giocatore che cambierà gli equilibri, però innalzerà, come si suol dire, il livello degli allenamenti. Chiaramente con Adriano, quando abbiamo avuto la possibilità di mettere questo ragazzo del 2001, che comunque è capace di giocare in un paio di ruoli, abbiamo colto l'occasione, un ragazzo molto interessante che ci potrà permettere di allenarci con quella qualità per arrivare poi fino alla fine e sperare di toglierci le soddisfazioni degli altri anni. E a proposito di 2001 e di altri anni, probabilmente quest'anno sarà una stagione che si chiuderà senza Treviglio tra le formazioni che si divideranno il premio di minutaggio per gli under? La classifica adesso dice così, però diciamo che ci sono ancora tante partite, vediamo, sicuramente è molto più complicato rispetto agli anni passati. Predominio delle vittorie interne nella giornata numero 16 del girone ovest di A2, iniziato con il successo di Roma su Bergamo per 85-74, dove i 26 punti di Amici nel momento decisivo dell'incontro hanno fatto la differenza rispetto ai 26 di Carroll. Casale Monferrato insegue Napoli per oltre metà gara, ma ribalta il match con un 51-29 dopo il cambio campo, 19 di Sims per i piemontesi, solo 14 in due gli americani partenopei, 76-62 il finale. Capodorlando non entra praticamente in partita nella sfida siciliana con Trapani e cade sotto i colpi di Corbett, autore di 22 punti, 47-77 il rotondo punteggio conclusivo. Partita di spessore per Latina, che impone il secondo stop consecutivo a Biella. Nel 72-67 finale, la capacità dei pontini, sospinti dai 19 di Musso e dall'esordio di Pepper, di respingere gli assalti di Saccaggi e compagni. Nonostante l'ottimo avvio di Agrigento, Scafati prende in mano l'incontro portandolo anche sul più 23, 90-73 la Sirena con 22 di Stephens. A Treviglio Torino conduce praticamente per 40 minuti, solo Packer, 24 punti, non può nulla sul collettivo gialloblu che domina con Diop anche a rimbalzo, 68-80. Tortona conquista i punti in palio con Rieti, conducendo dal primo minuto, arrivando anche oltre il margine di 20 lunghezze. Il reatino Cannon ne fa 31, ma la differenza è nel quintetto di Ramondino, che chiude tutto in doppia cifra, 84-75. In vetta alla graduatoria, alla metà esatta di stagione regolare, c'è la coppiata piemontese Casale Monferrato Biella, che gira la boa a 22 punti con un margine minimo su a un'altra coppia, con Agrigento che viene raggiunta da Torino a 20. La terza coppia al quinto posto è formata da Tortona e Treviglio insieme con 18 punti. La gara al settimo posto è favorita dallo stop di Rieti, raggiunta a 16 da Scafati, Trapani e Latina, mentre Napoli resta solitaria a quota 14, mantenendo immutato il margine sulla zona play-out, a 10, dove Roma si appaia di nuovo a Capodorlando, lasciando nuovamente a meno 4 Bergamo, che chiude la classifica con 6 punti. Per la quarta di ritorno, 17° turno, si parte venerdì, con l'anticipo televisivo del derby campano Napoli-Scafati. Sabato Bergamo ospita Latina, mentre il resto del programma è domenica pomeriggio. Si parte con Rieti Capodorlando alle 17 e poi alle 18 Agrigento Treviglio al Palamoncada di Porto Empedocle. Chiaramente le attenzioni maggiori saranno sul doppio derby piemontese tra le capolista Biella e Casale Monferrato e tra le inseguitrici Torino e Tortona. Chiude il turno la gara Trapani-Roma. La Blue Basket ha presentato il calendario 2020 We Are One Team, con la consueta galleria fotografica di giocatori della BCC Treviglio fotografati sia in maglia blu che con la divisa grigia, una novità della stagione in corso. Non mancano ovviamente anche i componenti dello staff tecnico,
oltre alle società aderenti al progetto della Junior Academy e ai marchi degli sponsor che sostengono la Blue Basket 1971. Il calendario è disponibile al Blue Point in occasione di tutte le prossime gare interne alla Palafacchetti di Treviglio. Una battuta sulla trasferta di Agrigento? Beh, una partita tosta, loro comunque fino a ieri erano, la sconfitta di ieri non gli ha permesso di arrivare in testa alla classifica. Ad Agrigento abbiamo sempre fatto partite di spessore, vincendo, perdendo i supplementari. Sono convinto che questa settimana sarà una settimana importante per andare a fare una bella partita e concreta partita in Sicilia. Benissimo, ringraziamo Massimo Gritti per la sua presenza. Noi diamo l'appuntamento come sempre per seguire la BCC Blue Basket domenica dal Pala Moncada alle ore 18 per chi la vuol seguire in LNPTV, oppure la prossima settimana sempre con Ora Basket per seguire il nostro consueto magazine. Continuate a seguire la nostra passione.